Sono tornato nel mio laboratorio e ho messo in opera la pulitrice a ultrasuoni della Vevor che avete visto in un precedente video. E ho scoperto una cosa, che in questo sacchetto ci sono, li vedete? Io non li avevo visti l'altra volta, ma ci sono i due piedini mancanti di gomma. Quindi è colpa mia, non li avevo visti. Quindi li posso installare qua sul cestello. Probabilmente sono saltati via, o forse erano semplicemente lì pronti per essere installati. E quindi la pulitrice a ultrasuoni è completa, il suo cestello è pronto. E adesso farò un confronto, userò lei e userò la mia vecchia pulitrice a ultrasuoni trovata nella spazzatura, che è questa, una Branson 2002, che ho riparato e che funziona bene e che non fa il rumore che fa lei, non fa tutte quelle interferenze, quindi potrebbe essere meno potente, chi lo sa. Però adesso le provo entrambi insieme, cercherò degli oggetti uguali da pulire e sporchi nello stesso modo e vediamo se riesco a fare una comparazione tra le due. Proviamo con circuiti elettronici. Ho trovato questi due pezzi di una scheda sostanzialmente identici, vengono dalla stessa scheda, sono cose per recupero componenti che avevo, come vedete sono sporchi di polvere. Ora sulla parte di dietro io adesso farò delle saldature a caso usando uno stagnaccio orribile che lascerà un sacco di residuo e poi proverò a pulire le due schede insieme e vediamo come si comportano loro due. Per saldare a cazzo useremo, ripeto, questo stagnaccio orribile, spesso, è un stagno, ma non lo so, e vediamo se riusciamo a fare un troiaio e a sporcare questa scheda. Ecco, io applico lo stagno così e come vedete restano dei residui. Va bene, lascerò quello schifo lì. Adesso faccio la stessa cosa qui, su questa scheda. Sto veramente creando lo schifo, come vedete. E rimane un residuo sulla scheda. Lo potete vedere, la parte più lucida. Questa è una, questa è l'altra. Vediamo se trovo qualcosa con cui sporcare ancora di più. Ci vorrebbe della colofonia, che non ho, della colonfogna. Ma purtroppo non ne ho, perché non la uso. Questo è stagno buono, quindi non lascia molti residui. Va bene, dai, direi che possiamo provare così. Vediamo se trovo qualcosa di sporco, dello sporco. Che culo, l'ho trovata! Per puro culo ho trovato una scatoletta di colonfogna, che è una resina naturale sostanzialmente, e quindi adesso la spargerò, ne metterò dei pezzetti sulla scheda e li scioglierò. Ecco, uno qua e uno qua, e ora li scioglierò col saldatore e cercherò di creare l'orrore su questa scheda, di creare un orrore di colonfogna. Ecco, vedete che si scioglie. Questo è il flussante che si usava una volta e che si può usare tuttora perché comunque funziona. Credo che sia resina di pino o qualcosa del genere. So per certo che si può usare la resina di pino. Forse qui ce n'è un po' di più, vediamo se riesco a prenderla col saldatore. No, beh, direi comunque che va bene, mettiamo un altro po', se riesco a prendere un pezzetto.
metto un po' qua e facciamo ancora più schifo. Ecco fatto. Abbiamo sporcato per bene queste schede con la colon fogna e con i residui di saldatura qui e qui, colon fogna qua, residui qui e colon fogna qua. A questo punto vediamo di fare la prova. Come liquido useremo questo, che sostanzialmente è acqua e sgrassatore, e devo dire che pulisce molto bene. Ne mettiamo intanto un po' qua e un po' qua, che dovrò allungarlo perché non ne ho abbastanza. Vediamo, ma sì, ci mettiamo un poco di acqua, usiamo solo l'acqua. Ecco qua, l'acqua. Si dovrebbe usare acqua distillata in teoria. Questa è una vaschetta più piccola, io ne aggiungerei ancora un po'. Puttana del... Mi sono fatto la doccia, ovviamente. Sto inciampando nelle cose, negli oggetti, vaffanculo. Ecco, un po' qua e il resto qua. Ok. Ora devo ficcare le spine nelle apposite prese. Devo accendere questa macchina, che si è accesa, e io gli darei 10 minuti. Ok, 10 minuti senza riscaldamento. Ora accendo questa e accendo questa, via. Ecco, gli accese. Dopo, che questa non fa praticamente rumore, una e due, fino alla piscina. Questa fa veramente un casino, questa qua è silenziosissima. Chissà se è un problema di vibrazioni, non lo so, o proprio di potenza, perché qua si vede veramente l'acqua muoversi tantissimo, qui molto molto meno. Vediamo se col coperchio fa meno interferenze. Così è chiuso, così è aperto, così è chiuso. Ma non si capisce, secondo me no. Mancano 25 secondi. Spegnerò prima lei e poi lui. In rapida successione, spero. Beh, lei si spegne da sola, quindi io posso spegnere direttamente lui. I miracoli della tecnologia. Però ascolteremo il rumore che fa questa. Adesso che si spegne. Ecco, come vedete, non mi pare che ci siano interferenze. Spenta. E invece ho appena rivisto i video e mi pare che col coperchio faccia meno interferenza, ma anche lei fa delle interferenze. Che strano, non l'avevo mai notato. Ok, vediamo come sono le schede. Wow. Interessante. Risultati comparabili, secondo me. Adesso le sciacquo e gli do un'asciugata e vediamo. Il risultato finale è notevole. Entrambe le schede sono pulite, sono veramente pulite. Sì, è rimasta forse un po' di patina qui e là. Potrebbero
potrebbero stare un po' di più. Ma come vedete, il risultato è molto simile, se non identico, mentre la parte di dietro è rimasta pressoché come prima, perché questa roba non si scioglie nell'acqua e nello sgrassatore ed è molto appiccicosa, vedete? Mi rimane appiccicata sulle dita. Quindi no, non se ne va. Per togliere questa roba ci vuole un liquido che sciolga questa roba e di solito si usa l'alcol isopropilico. Ora io ho letto nelle istruzioni che l'alcol non va usato, perlomeno su quella macchina, sulla Vevor, dice di non usare liquidi infiammabili, mentre io l'alcol l'ho usata con successo su questa. Qui ho usato alcol normalissimo e qui non ho provato e sinceramente non lo so. Non lo so, voi cosa ne pensate? So che esistono dei solventi appositi, dei liquidi appositi per macchine per pulizia ultrasuoni, ma io non ce li ho. E quindi ho usato lo sgrassatore. Devo dire che la scheda rispetto a prima è venuta molto bene. Vediamo se trovo un pezzo della scheda sporco come era in origine. Ecco com'era la scheda sporca. Ed ecco com'è adesso. Molto molto più migliore. Oserei dire più migliore assai. C'è veramente una notevole differenza. Sono bastati 10 minuti. Probabilmente con un po' più di tempo e magari con del calore. Ah, chissà se l'acqua calda potrebbe sciogliere questi. Potremmo provare. Ora proviamo. Altri 10 minuti di test. 60 gradi impostati qua e qua ho semplicemente acceso heat che è un riscaldamento, non so a che temperatura va, non ne ho idea. Però vediamo con un po' di calore se pulisce più meglio, in modo più migliore e se toglie anche i residui di flussante, chiamiamolo così. Ciclo di pulizia finito, adesso uso le pinzette perché l'acqua è bollente. E tiro fuori le schede. Ma io già vedo che... Oddio, un po' di pasta salda se n'è andata. Vediamo se riesco a prendere questa. Qua un po' meno, qua un po' di più. Forse... Sì, questa acqua è tiepida. Questa è un po' più calda. Quindi questa è più calda di questa. Inoltre qui la temperatura è regolabile. Ma secondo me non è cambiato nulla. Possiamo anche guardare, vedete qui c'è... Questa viene dalla Bronson, mentre questa invece viene dalla pulitrice. Beh, forse qualcosa qui ha tolto però. Adesso le asciugo e vediamo. Allora, qua si è pulita un po' di più, quindi la temperatura aiuta sicuramente a sciogliere. Vedete qua, un po' si è tolto. La temperatura scioglie il flussante, d'accordo, però ripeto, ci vuole il solvente adatto. Qua invece la temperatura probabilmente era più bassa e non ha sciolto praticamente nulla qui. Io qua lo tocco ed è appiccicoso perché, vedete, rimangono le mie impronte. Perché il calore scioglie la colon fogna. E quindi, che dire, funziona. Ora, se trovo dei pezzi meccanici sporchi, magari di grasso, vediamo se si riescono a pulire, ma credo che non ne troverò. Ho trovato questi, io non so neanche perché conservo queste stronzate. Questi bulloni giganti che sembrano un po' unti perché mi lasciano dello schifo sulle mani. E queste boh, coppiglie di meccanismo centrale di bicicletta, probabilmente. Sono diversi, ma sono sporchi più o meno nello stesso modo. Quindi adesso li andiamo a ficcare immediatamente lì dentro e vediamo subito che cazzo succede. Uno qui e uno qua. Uno qua e uno qui. Ora io questo lo programmerò a 20 minuti.
21, to 60 gradi, calore e power. Calore e power. Mettiamo il coperchio e vaffanculo. E vediamo il risultato finale. Siamo quasi alla fine. Ed ecco fatto. Alla fine del nostro ciclo di 21 minuti. Vediamo un po'. Ecco, io ho fatto uno schifo buttando acqua dappertutto. Vaffanculo. Vediamo se riesco a prendere. Promette bene. Dove è finito? Qua. Vediamo qua cosa c'è. Anche questo promette bene. Promette molto bene. Attenzione, abbiamo dei risultati. Ora io ho l'allergia, quindi parlerò un po' così. Però mi sembra che il risultato sia molto buono. Questa è la parte pulita con la pulitrice Vevor, è rimasta qualche incrostazione all'interno, questo è tutto grasso, ma è solido, è proprio solido, ma si sta sbriciolando, quindi probabilmente lasciandola dentro un bel po' verrebbe molto ben pulita. La vite è venuta semplicemente perfetta, ci sono delle parti qua che si erano staccate, ma vedete, questo è lo schifo che c'era in mezzo alla filettatura. Ed ecco un prima e dopo. Notevole, eh? Notevolissima la differenza. Prima e dopo la pulizia. Veramente incredibile. Ma è davvero, davvero un ottimo risultato secondo me, perfettamente pulita. Mentre la pulitrice Bronson trovata nella spazzatura, qui è rimasto un po' di schifo. E dentro è così, anche qui è rimasto dello schifo. Però secondo me è questione di tempo, c'è dello schifo nella filettatura. Vediamo la filettatura di questa invece. Meglio, molto meglio. Quindi secondo me in questo caso, nonostante questo, secondo me la Vevor ha vinto un po'. Però è una questione anche di temperatura, perché la Bronson ha una temperatura inferiore. Vediamo la vite, la vite è venuta perfetta anche qui. C'è forse dello schifo qua? Ma no, direi che è proprio perfetta. Che finitura, wow! Notevole. Una notevole pulizia. Allora, secondo me le differenze sono minime e sono perfettamente equiparabili. Mi servirebbe qualche altro oggetto da provare, ma prima o poi le proveremo anche con qualcosa di sporco meccanico recente, tipo delle candele di auto, o ci vorrebbero degli iniettori, ma io non ho degli iniettori. Ecco che io ho appena distrutto il manuale, perché sono veramente un coglione, non c'è niente da fare, io sono un coglione con la K, proprio un coglione. Spero che questo test vi sia piaciuto. Ho una gran voglia di smontarla per vedere com'è fatta internamente. Intanto la spengo. Questa è già spenta e quindi toglierò la spina. Tolgo anche la spina da questa. Ecco fatto. Tutto sommato test positivo. Adesso il problema è che devo svuotare questa. E questa non ha rubinetti. Questa devo inclinarla, svuotare. È un macello. Mentre questa è molto comoda, io cosa farò adesso? Svuoterò questo qui dentro. E qui dentro magari proverò a pulirci altre cose.
Grazie per aver visto questo altro video sulla pulitrice ultrasuoni Vevor, di cui vi fornirò il link in descrizione, perché secondo me è una macchina che merita. Secondo me è rumorosa semplicemente perché intanto è rumorosa anche questa, io non credevo, ma dà anche queste interferenze sul telefono, non me lo ricordavo. Secondo me è rumorosa perché è molto potente, perché il ripple che si vede formarsi nel liquido è molto più grande, più evidente rispetto a questa, quindi è sicuramente più potente. Il risultato, devo dire, è ottimo. Grazie, ci vediamo nel prossimo video. E vabbè.